Ciao a tutti! Oggi faremo questi portacandele con dei bastoncini e delle lattine di tonno. Qui vedrete tutti i materiali. Andremo a usare delle stecchine del gelato e anche una lattina di tonno, ovviamente pulita. Andremo a prendere la misura della nostra lattina e andiamo a foderarla con del feltro. Io ho usato del colore nero, ma potete usare qualsiasi colore. Vado a tagliare la mia striscia. E poi vedo se è il caso di tagliare un pezzettino che avanza. Sì, ce n'è bisogno. E taglio il pezzettino. Ecco, adesso siamo pronti per incollare. Vado con la colla a caldo e attacco la mia striscia di feltro, che è un lavoro semplicissimo. Una volta fatto questo, cominciamo ad attaccare i bastoncini. Mettiamo la colla a caldo proprio in centro al bastoncino e lo metteremo in diagonale. Lasceremo tra l'uno e l'altro più o meno un centimetro di distanza. Ho messo sotto anche una lattina sempre di tonno per facilitare il lavoro. Come vedete, sto già finendo. E attacchiamo tutti i nostri bastoncini. Ecco qua. Qui è già finito, lo possiamo usare da tutte e due le parti, così o dall'altra parte, senza problemi. E qui potete vedere già con la candela. Qui andremo a fare un altro, però invece voglio farli colorati, i bastoncini, e ho preso dei colori acrilici e avevo colore oro, viola e magenta. E li vado a colorare tutti. Tanto i colori acrilici asciugano proprio in fretta. Quindi dopo un po' li ho girati e li ho colorati dall'altra parte. Sto facendo il magenta, che come vedete è un colore molto acceso. E andiamo a colorare tutto. Ok, ho già tutti i miei bastoncini asciutti. E questa volta li vado a mettere dritti, sempre con l'appoggio di un'altra lattina. Lascerò sempre quasi un centimetro di distanza fra loro. Ecco qua. Come vedete, qui è già finito il nostro lavoro. Spero vi siano piaciuti queste portacandele. Se è stato così, vi prego, regalatemi un like. Se per caso lo fate, mi potete mettere qualche foto su Facebook o Instagram. Noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!